problema con l'isozima. È successo un errore di apposizionamento di etichetta da parte di un nostro confezionatore per alcune buste dirette fuori dall'Italia. È stato etichettato la confezione di Rana Padano con l'etichetta predisposta per il pecorino romano. Evidentemente, un errore palese, sul pecorino romano non c'è l'isozima e non c'era scritto. E questo è il problema che sta emergendo in queste ore su diversi siti. Non esiste, questo voglio precisare, in commercio né in Italia né all'estero, confezioni di grana padano dove non sia evidentemente riportato in etichetta la presenza dell'isozima. E neanche in quelle etichette che hanno sbagliato, perché erano le etichette del pecorino romano e non del grana padano. Pertanto non c'è nessun problema sull'isozima. Ma diciamo anche che cos'è l'isozima. L'isozima è una proteina naturale estratta dall'uovo. Siccome è estratta dall'uovo, per soggetti allergici alle uova è doveroso, come facciamo da sempre, indicare la presenza dell'isozima. Prove cliniche gli anni scorsi non hanno dimostrato evidenze allergiche a soggetti già allergici all'uovo che per sperimentazione hanno assunto grana padano, ma nonostante ciò noi continuiamo a scrivere e a mettere in evidenza la presenza dell'isozima. L'isozima, ripeto, è una proteina naturale estratta dall'uovo. Qual è l'alimento in natura che ne contiene di più? È il latte di donna, che la donna utilizza per nutrire i suoi figli. Quindi l'isozima di per sé non è affatto un prodotto dannoso, anzi benefico, se no non sarebbe nel latte di donne, non sarebbe nelle lacrime nostre, nella saliva. Dal grana padano viene utilizzato per favorire la miglior maturazione e stagionatura possibile, ma viene indicato in etichetta perché viene estratto dall'uovo e quindi è una cautela doverosa, anche se probabilmente clinicamente non indispensabile, non necessaria, per i soggetti allergici alle uova. E in tutte le confezioni di grana padano esiste la scritta della presenza con evidenza dell'isozima. Perciò non c'è nessun allerta sul grana padano, non c'è nessun allerta sull'isozima, non c'è nessun allerta su potenziali tentativi di nascondere. Il consorzio grana padano ha un must nei suoi comportamenti, che è l'informazione corretta del consumatore. Noi siamo il prodotto DOP più venduto al mondo perché da sempre informiamo correttamente e pretendiamo che anche altri lo facciano, i consumatori. La consapevolezza del consumatore è la nostra forza. Noi non abbiamo mai nascosto, mai nasconderemo e orgogliosamente diciamo che nel grana padano c'è l'isozima, perché al di là dei soggetti allergici alle uova di cui ho detto, l'isozima fa bene.